mercoledì 12 novembre. Ariete, la luna ancora disarmonica pone qualche piccolo ostacolo sul vostro cammino che, procedendo a passo d'uomo, non vi sarà difficile aggirare. Toro, la luna vi addolcisce e vi mette in una disposizione di spirito tale che occuparvi delle cose di ogni giorno sarà piacevole e gratificante. Gemelli, metà settimana, intermedio anche lo stato emotivo, nelle piccole cose ve la cavate ma nei progetti di ampio respiro vi scoraggiate. Cancro, un altro giorno con la luna nel vostro segno, questa volta sostenuta da Venere e Saturno, vi permette di recuperare punti su tutti i fronti. Leone, nessun mercoledì da leoni, piuttosto una giornata senza sugo e senza senso. Vi lasciate vivere adempiendo ai vostri compiti quasi in automatico. Vergine, Nettuno getta fumo dal segno opposto, ma con la meditazione della Luna e di Mercurio l'intuito si attiva e la ragione vi fa distinguere il vero dal falso. Bilancia, cielo e umore perturbati dalla Luna disarmonica, anche se con i pianeti veloci che le danno manforte ritrovare l'equilibrio non è impossibile. Scorpione, uno splendore di giornata, specie per chi vive a contatto con le proprie emozioni, più attento all'interiorità che ai traguardi materiali. Sagittario, i vostri traguardi più ambiziosi non sono così lontani come credete. L'importante è procedere con metodo e sfruttare l'esperienza del passato. Capricorno, con la luna opposta, oggi è il partner a dirigere il gioco, ma lasciare a lui o a lei lo scettro del comando può rivelarsi un gioco molto piacevole. Acquario, occhio puntato sul lavoro, alla ricerca di un equilibrio per affrontare la rimonta. Ricettività è la parola chiave, aguzzate l'intuito e l'ingegno. Poco disponibili con la famiglia, dalla quale vi aspettate comprensione per il vostro impegno lavorativo. Pesci, una splendida luna d'acqua armonica a Saturno e ai pianeti veloci premia l'audacia delle vostre scelte, garantendovi l'approvazione e la stima degli altri. Buoni auspici per l'acquisto o l'affitto di una casa o per eventuali interventi di ristrutturazione.